Purtroppo è quello che ci aspettavamo e al quale probabilmente stiamo andando incontro. Il problema per la nostra categoria sarà un notevole passo indietro perché si tornerà a restrizioni di un tempo, non così lontano. Al momento sembra che l'attuale zona gialla per noi implichi solamente una riduzione all'interno dei tavoli, quindi 4 o più solo se congiunti, e poi bisognerà vedere se però non succede altro, nel senso che il passaggio alla zona gialla poi si è più verso un arancione piuttosto che una bianca. Quindi questo è il problema che andrà affrontato, e comunque è un problema che riguarda anche l'ospedalizzazione e quello che è il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Su questo so che la regione si stava muovendo cercando di poter implementare il numero dei posti, ma è chiaro che non è una cosa che succede dall'oggi al domani. Nel vostro lavoro è anche importante la programmazione. Si parla di zona gialla, ad esempio, a partire da lunedì 23, quindi questo cosa comporterebbe? Questo comporterebbe tanto, intanto un problema occupazionale, perché naturalmente tutto questo ridurrà sensibilmente quello che è l'attuale trend, quindi una riduzione delle prenotazioni che già è avvenuta, soprattutto per chi viene da fuori. Si sa che per noi, per gli stranieri, siamo la Sicilia, è già zona rossa da un po', però è chiaro che poi andando a lavorare sul breve termine, tante persone che avevamo staccato dalla cassa integrazione adesso resteranno sul groppone degli imprenditori che al momento non possono né riattivarla perché non è stata, diciamo, concessa e non è stata prevista una riattivazione della cassa integrazione e soprattutto andrà ad avere un po' un controsenso il numero dei prenotati rispetto al numero del personale dipendente. Ecco, questo sarà uno dei problemi principali perché comunque è una voce fondamentale all'interno del nostro lavoro. Sulla scorta di quanto è avvenuto l'anno scorso, l'estate scorsa, si poteva fare qualcosa di più quest'anno per non ricadere di nuovo in questa situazione? Sì, si poteva fare sicuramente tanto, si poteva fare di più. Bastava non tenere le braccia conserte, bastava programmare come dicevamo prima e pensarci per tempo, bastava implementare il numero dei posti in terapia intensiva perché sta succedendo in maniera forse molto più veloce quello che era successo lo scorso anno il 24 ottobre. Qui stiamo già anticipando i tempi di 2 mesi e 2 mesi sono tantissimo, tenuto conto che abbiamo ancora metà agosto e tutto settembre davanti. E invece io ho il grosso timore che ci avvicineremo a delle notevoli restrizioni che sono un po' inversamente proporzionali a quello che si dovrebbe fare, perché l'incremento della campagna vaccinale e di conseguenza il numero dei Green Pass ci avrebbero dovuto portare ad una tranquillità e soprattutto ad una stabilità lavorativa, cosa che invece così non è. Perché in effetti non sappiamo a cosa stiamo andando incontro. È uno scenario sicuramente diverso da quello dello scorso anno, perché economicamente siamo anche con una nazione, con uno Stato, con un governo che apparentemente non ha le risorse finanziarie per poter sostenere eventuali debacle da parte del settore economico e produttivo. E questo è fondamentale. Io ho il timore che un ulteriore non lockdown, ma un'ulteriore zona arancione o rossa, e quindi significa chiusura delle attività commerciali del nostro settore, porteranno ad un'ulteriore perdita del 20-30% delle attività commerciali. E questo sarebbe veramente abbinato al già 20-30% che abbiamo lasciato per strada nel corso di quest'anno e mezzo, una catastrofe economica. Il Green Pass, devo dire, ha funzionato bene. L'ultimo report delle forze dell'ordine a Palermo porta un numero di 130 attività commerciali controllate, soprattutto quelle parliamo di, che hanno spazi al chiuso, perché è lì che il Green Pass attualmente è obbligatorio,
e su 130 attività è un numero considerevole anche di clienti controllati, il numero di sanzioni elevate è pari a zero. Questo è un numero assolutamente importantissimo, è un numero che ci fa ben sperare e che evidenzia il buon lavoro che è stato fatto da parte dei miei colleghi. Dico dei miei colleghi perché molti, molti veramente stanno cercando di dare il massimo, di fare il massimo per poter far sì che si possa continuare a lavorare in tranquillità e soprattutto senza chiusure e senza particolari restrizioni. Molti non si rendono conto che il vaccino, che ovviamente non è assolutamente un obbligo, però è una strada per poter uscire da questa maledetta pandemia, perché poi il discorso è che più sono le persone vaccinate, meno sono le persone ospedalizzate. Questo è un dato di fatto assolutamente controllabile, assolutamente statisticamente controllabile, che dice che la maggior parte di quelli che sono in terapia intensiva sono assolutamente neanche con la prima dose di vaccino. Ecco, sicuramente il vaccino non è la panacea del male, però può aiutare ad andare nella giusta direzione.